Bentornati cari amici di Sottoporta Show con il 109esimo appuntamento di questa magnifica trasmissione. Come vi avevo preannunciato, siamo in collegamento con il nostro Mauro Cielo. Ciao Mauro, buongiorno! Ciao Maurizio. Ciao ragazzi, buongiorno dal campo Giro di Torre Annunziata per la Prevention Cup 2018. Perfetto, l'abbiamo anche detto prima, Prevention Cup, gara tra nazionale medici Medici e e nazionale attori, assolutamente, che si sta svolgendo allo stadio Giroud di Torre Annunziata nell'ambito del Campus 3S organizzato da Tommaso Mandato. E tu sei con Tommaso Mandato, vero? Voi. Eccolo Perfetto. qua. Pronto? Tommaso, ciao! Ciao Raffaele, come stai? No, sono Ciro Però ci Gaipa, sono però c'è anche anch'io. Ci sono Raffaele. anch'io. Ciao, Ciao ciao, Tommy. Ciao, scusa. No, figurati. C'è anche Raffaele Il però bello qui. della diretta. Ciao, Ciao ciao, ciao, Tommy. ciao. Ciao Tommy. Siamo anche con Natale Giusti di NapoliSoccer.net e Bruno Marchionni, bus di Contropiede Azzurro, altri due colleghi. Ciao Tommaso, Ciao Tommaso, buongiorno. buongiorno. Allora, Tommaso, raccontaci un po' questa partita. Che cosa succede? Ve la racconto, evito di raccontarvi la parte tecnica o tattica perché Sì. chiaramente non è questa la cosa più importante. È molto più importante il significato di questo Sì, incontro sì. che rientra nel nostro progetto, che è quello del Campus 3S, che stiamo portando avanti, che ha come tema principale quello della prevenzione. E quest'anno abbiamo dedicato nella tappa di Pompei una raccolta fondi per i nonnini, così abbiamo definiti, della casa di riposo Borrelli, una struttura qui a Pompei che ospita un'ottantina di persone anziane, quindi sono un po' in difficoltà e stiamo cercando insomma di dare una mano anche a loro. Eh sì, una lodevole iniziativa. Poi, tra l'altro, il Campus 3S si è svolto qualche settimana fa, la Rotonda Diaz, lo ricordiamo, con tante visite di prevenzione, con tante, insomma, opportunità per le persone che si sono presentate in massa. Poi, purtroppo, è saltata la race, la corsa che però si farà a fine dicembre, giusto? Ricordo bene? Esatto, bravissimo, sei stato perfetto. Sì, è stata una edizione che è stata molto positiva perché abbiamo fatto circa 2.500 visite in 3 giorni, hanno partecipato 2.500 ragazzi delle scuole, c'è stato tanto sport, insomma chiaramente gli obiettivi che ci siamo prefissati sono stati ampiamente raggiunti. L'unico problema che abbiamo avuto è stato quello meteorologico che ci ha costretto Sì. a rinviare la settima edizione della Prevention Race, che dovrebbe essere recuperata, dico dovrebbe essere recuperata in questo mese di dicembre. Eh sì, poi ci aggiornerai su tutte le date e su ovviamente tutte le notizie in merito a questa cosa. Tommaso, il pubblico ha risposto lì a Torre Annunziata? C'è un po' di pubblico? Sì, ci sono oggi, le scuole chiaramente sono chiuse, però ci sono delle diverse associazioni che hanno portato i propri bambini sul campo, complice anche fortunatamente un ottimo clima, oggi c'è un bellissimo sole, i bambini sono a bordo campo, si stanno divertendo, hanno fatto l'ingresso iniziale con le squadre, insomma c'è viva partecipazione. La cosa più importante di questa manifestazione è soprattutto essere presenti, cercare di Sì. recepire quello che è il messaggio che stiamo portando avanti. Parlare di prevenzione, soprattutto ai giovani, ai bambini, è una cosa fondamentale perché sono loro che possono apprendere in maniera molto più sensata questo messaggio che, come sappiamo, è fondamentale per tutti noi. Assolutamente. Poi, tra l'altro, io personalmente sono testimone di questa cosa che diceva Tommaso, perché ho partecipato all'evento del campus alla Rotonda Diaz, ho fatto anche io una visita e appunto ho risolto un piccolo problemino che avevo. Quindi Bravo, bravissimo Ciro. sono veramente felice di aver partecipato quest'anno, ancora di più degli altri anni, perché appunto la prevenzione è servita anche a me. Quindi ricordiamo Sport, Salute e Solidarietà, Campus 3S di Tommaso Mandato. Tommaso, una battuta invece sul Napoli te la voglio chiedere. Adesso si riparte dopo la sosta. Che cosa ti aspetti, soprattutto in Champions? Ce la possiamo fare a passare il turno? La sosta è sicuramente è arrivata in un momento particolare, in un momento molto felice del Napoli, una sosta relativa perché già noi sappiamo insomma tantissimi giocatori del Napoli sono stati in giro con le rispettive nazionali. Mi aspetto chiaramente il solito Napoli, quello che abbiamo visto nelle ultime partite, Napoli è molto, molto deciso, molto gagliardo, un Napoli chiaramente sa quello che vuole. Per cui non prenderà sotto gamba un impegno che sulla carta sembra facilissimo, ma in Serie A chiaramente bisogna sempre stare attenti. E
e soprattutto spero che si chiuda più presto in maniera tale da poter anche cercare di gestire le energie per i prossimi impegni che sono notevoli, sono a breve, anche a breve lasso di tempo, per cui è necessario, insomma, che la squadra sia in piena considerazione. Assolutamente. Sia, cioè, insomma, sia in piena condizione per questo ciclo di partite che è davvero importante il prossimo che arriva. Assolutamente. C'era Raffaele che ti voleva fare una domanda, Tommaso. Vai, Allora, Raffaele. innanzitutto aggiungo che Ciro probabilmente fa da testimonial, tipo pubblicità vivente a questo punto, quindi prendiamola da questo punto di vista. Tommy, senti, gli impegni nazionali, come sappiamo tutti, insomma, incidono molto. Ti aspetti molto turnover in questa sfida e secondo te quella con l'Atalanta è la sfida più difficile di questo trittico con Chievo, Stella Rossa e appunto gli Orobici? Raffaele, chiaramente sulla carta sì, perché sappiamo, insomma, che l'Atalanta è sempre stata una squadra molto ostica e praticamente sappiamo anche le difficoltà che il Napoli va a affrontare, però credo che mai come questa volta la squadra sia intenzionata ad affrontare un obiettivo alla volta, una partita alla volta, perché l'errore che non dovrebbe e non sarà commesso è quello di sottovalutare queste due prossime partite. Sono fondamentali, l'una per il campionato, per rimanere agganciati chiaramente al treno Juve, e l'altro per il passaggio del girone in Champions, quindi non possono essere assolutamente sbagliati. Poi ci sarà tempo, insomma, per pensare all'Atalanta, perché Certo, secondo me è certo. importante superare questi primi due strati. Ultima domanda da parte mia, ma la Juve, quando si ferma? Quando si ferma è una bella domanda. Spero che non siano fattori esterni come quello che è successo tanti anni fa con Calciopoli a determinare, insomma, un blocco. A parte gli scherzi, loro hanno una grandissima squadra, questo già lo sapevamo, quindi questo lo dico perché va a maggiorare e a mettere in evidenza il grande campionato che sta facendo il Napoli, perché rimanere agganciati a questa Juve praticamente con un organico che sappiamo essere tra i migliori in Europa è già grande motivo di merito. Il Napoli lo sta facendo in maniera eccezionale, per cui dobbiamo stare lì. Il campionato è lungo, loro ci hanno, auguriamoci, ci hanno il diversivo del loro obiettivo principale, quello della Champions, non può darsi, insomma, il calcio è strano. Certo. Il Napoli deve stare lì, deve stare agganciato e tenergli sempre il fiato sul collo. Assolutamente. Natale e Bruno, avete una curiosità per Tommaso e che lo salutiamo? Sì, ciao Tommaso, volevo innanzitutto, ecco, appunto lodare la vostra grande iniziativa che si ripete da un po' di anni. Volevo dirti, ecco, riallacciandomi a quanto chiedeva Raffaele prima, in questo mese, in queste 7 partite, fino al 29 dicembre, fino alla sosta di gennaio sostanzialmente, se secondo te ci sono effettivamente reali possibilità, siccome la Juve ha un calendario, sulla carta più duro, molto più duro rispetto al Napoli, se ci sono appunto delle concrete possibilità che il Napoli possa accorciare in testa alla classifica in queste 7 gare che ci separano praticamente da fine anno, da Napoli-Bologna del 29 dicembre. Innanzitutto ti ringrazio per i complimenti. No, è chiaro che mi riallaccio a quello che dicevo prima. Io credo sia difficile e soprattutto non sia positivo fare, credo che il Napoli non lo faccia delle pronostici e delle previsioni, delle Sì. famose tabelle. Io credo che vada affrontato un impegno alla volta e pensare a prendere i 3 punti dovunque, perché insomma, ogni piccolo passo può essere sbagliato, può essere fondamentale. E questo penso che sia, diciamo, la modalità giusta per affrontare tutto quello che viene. Sono 7 partite importanti, anche se, come sappiamo ormai dalla grande esperienza, le stagioni, i campionati si decidono sempre a marzo-aprile, poi Sì. il periodo, diciamo, idoneo per tirare un po' le somme. Assolutamente, ti faccio fare l'ultima domanda da Bruno Marchi Onnibus e poi ti salutiamo. Vai, Bruno. Sì, innanzitutto mi unisco ai complimenti dei miei colleghi per l'iniziativa, Grazie. perché è fondamentale unire appunto lo sport alla salute ed è un'occasione importante, insomma, come diceva Ciro, da testimonial vivente, come abbiamo detto. Ti Pubblicità chiedo progressa. appunto, collegandomi all'ultima cosa che hai detto rispondendo a Natale, quanto secondo te, ecco, le rotazioni che sta proponendo Ancelotti a marzo-aprile, nel momento in cui il campionato entra nel vivo, saranno importanti per avere una rosa più sicuramente fresca rispetto a quanto capitato nello scorso anno, quando arrivammo al rush finale, comunque un po' in debito d'ossigeno. Ah, io credo che
questo che è riuscito a fare Ancelotti, cioè questa valorizzazione più ampia della rosa, sia fondamentale per quello che può essere praticamente il mese della stagione, avere degli uomini freschi, avere la possibilità insomma di tenerli non solo freschi ma completamente inseriti in quello che è il progetto praticamente del Napoli, è fondamentale importanza, perché è chiaro che sono quello il periodo blu della stagione. E avere qualche elemento in più rispetto a quello che è successo l'anno scorso veramente può essere importante. Io mi auguro che nel frattempo rientrino anche altre due pedine fondamentali come possono essere Goulam e lo stesso Meret, perché Napoli ha bisogno chiaramente anche di questi due elementi, soprattutto del terzino a sinistra che è uno dei più forti che c'è in Europa. Speriamo insomma che sia un'arma in più a disposizione del Napoli per il prossimo proseguo del campionato. Assolutamente, va bene, perfetto. Allora Tommy, ti vogliamo ringraziare e vogliamo anche ricordare questo importantissimo campus che porti avanti da tantissimo tempo, 3S Sport, Salute e Solidarietà, con Tommaso Mandato, la gara che si sta svolgendo a Torre Annunziata, ovviamente sempre con lo spirito della solidarietà e con la meravigliosa iniziativa che stai portando avanti. Quindi ti ringraziamo e speriamo di poterci poi rivedere in occasione della corsa a fine dicembre. Ciro, ti ringrazio a te e a tutti coloro che insomma, sono presenti nel vostro studio, e soprattutto ringrazio i nostri ascoltatori, e vi auguro le migliori fortune per una trasmissione che seguo da tempo, e so insomma che la grande abnegazione, la grande professionalità che ci mettete, e questi sono sicuramente elementi che vi danno la possibilità di avere un successo sempre più ampio. Grazie Tommaso, troppo grazie. Buono veramente, ti abbracciamo, buon proseguimento, grazie. Ciao Tommy, grazie. Ciao Tommy, ciao.